Questa sera alle ore 19 allo Sporting Club di Siponto verrà presentato un libro, L'odore della strada, scritto dall'autore che è qui accanto a me, Roberto Luberti. Ciao Roberto. Ciao. Allora Roberto, hai scritto questo libro dopo tanti anni di militanza, direi, per la strada, perché tu insomma, ho letto un attimo la tua carriera, sei stato nell'esercito, insomma poi sei passato nella polizia municipale della città di Milano, quindi immagino che tu abbia un vissuto di quelli importanti, soprattutto nella città di Milano e negli anni diciamo importanti. Ecco, come nasce questa idea e perché L'odore della strada? Come nasce questa idea di scrivere questo libro? Ma l'idea nasce dall'esigenza di condividere alcuni concetti, alcune emozioni che ho vissuto in tutti questi anni, anche perché la polizia locale tra tutte le polizie forse è quella meno conosciuta ed è quella forse meno apprezzata, nonostante sia quella che è più a contatto con la popolazione e quella che cerchi di gestire l'ordine con il rispetto della norma, perché senza norma e senza regola c'è il caos. E quindi ho voluto un po' condividere questi concetti e l'ho fatto raccontando degli episodi che io ho vissuto realmente, che ho un po' romanzato per ragioni editoriali, perché cambiando nomi, ma sono tutti fatti veri. E l'odore perché? Perché ad ogni racconto è associato un odore che io ho sentito in quel momento e a cui spesso, risentendo, associo quell'avvenimento. Ecco, tu hai romanzato, quali le criticità più importanti che hai rilevato in questi tanti anni di lavoro come agente di polizia municipale nel comune di Milano? Milano è una città molto grande, quindi i problemi che si possono creare sono tanti e cambiano col tempo, perché nel tempo cambia la composizione della cittadinanza, cambia anche il rapporto con le istituzioni, cambia il rapporto dell'istituzione verso la popolazione. Quindi diciamo che i problemi sono tanti. Forse curando meglio la comunicazione e la psicologia nel rapporto con le persone, molti problemi potrebbero essere smussati. Ecco, tanti anni anche di militanza come volontario nella Protezione Civile, nella Croce Rossa Italiana e quindi oltre che agente di polizia municipale, quanto ti ha arricchito questa esperienza? Più esperienze vivi e più hai capacità di risolvere i problemi, perché li vedi da punti di vista diversi. Quindi essere sia in polizia, sia stato nell'esercito, essere in Croce Rossa, 30 anni in protezione civile, sicuramente ti danno la possibilità di conoscere gli eventi, di cercare di capire le persone che sono coinvolte e quindi magari di risolvere solo dal punto di vista psicologico prima che di quello tecnico, puramente diciamo di polizia. Ecco, in soldoni, tornando al libro, tu hai raccontato tutta una serie di episodi che hai vissuto durante il tuo lavoro.